100 anni fa l'agricoltura muoveva i primi passi verso lo sfruttamento intensivo della terra. 100 anni fa la Laverda iniziava la produzione di macchine agricole. Dalla primigenia trebbiatrice a manovella alla moderna Mieti Trebbia M120, l'industria Laverda, sempre precorrendo le necessità di mercato, ha accumulato un secolo di fruttuosa esperienza. Un secolo di esperienza al vostro servizio. Come molti altri, quieto e modesto, dove la vita all'ombra del campanile scorre operosa e serena. Chiunque possieda un fazzoletto di terra conosce questo centro per averne letto il nome su una macchina agricola Laverda che certamente possiede. 100 anni fa la Laverda è nata proprio qui, ai piedi delle Prealpi Venete, al centro di una zona intensamente coltivata che rappresenta un continuo banco di sperimentazione, di collaudo per le centinaia di varietà di macchine che ha fornito e fornisce all'agricoltura. La Laverda, i cui prodotti sono distribuiti in Italia dalla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, è oggi la maggiore produttrice italiana di mieti trebbie e una delle fabbriche più modernamente attrezzate d'Europa. Nella costruzione vengono impiegati materiali di prima qualità, acciai speciali, sia di produzione nazionale che estera, e lamiere di acciaio galvanizzate ad alta resistenza. Prima del montaggio, gli organi rotanti sono sottoposti ad equilibratura dinamica, al fine di eliminare qualsiasi vibrazione dannosa. La progettazione delle mieti trebbie Laverda prevede l'adozione di un alto numero di cuscinetti prelubrificati a chiusura stagna, il che allontana notevolmente i tempi di lubrificazione delle macchine, assicurando loro nel contempo maggiore resistenza e durata. Per tali ragioni, e per la genialità delle costruzioni, il successo ottenuto dalle mieti trebbie Laverda è tale che esse vengono esportate per oltre il 60% della totale produzione, raggiungendo anche paesi tradizionalmente produttori di mieti trebbie.
Per rendersene conto, basta assistere ad un collaudo nel piazzale prove della gigante M120. Smentendo la convinzione che macchine di questa mole siano impacciate e lente, le evoluzioni cui assistiamo dimostrano invece che la loro manovrabilità è pari a quella di un qualsiasi automezzo di media cilindrata. L'accessibilità dei comandi, tutti raggiungibili con operatore seduto al posto di guida, consente di ridurre il personale al solo conducente. La strumentazione, ridotta all'essenziale, facilita i controlli, anche per l'adozione di avvisatori elettroacustici di controllo del motore. Molto pratico e veloce è lo smontaggio della barra. Tale operazione avviene in 15 minuti, mentre in 3 ore soltanto è possibile preparare una macchina allestita per il trasporto ad entrare in campo. Grazie al minimo ingombro in altezza, la M120 può viaggiare con qualsiasi mezzo di trasporto. Queste mieti trebbie color arancione, tale infatti il colore della serie esportazione, stanno per essere smistate per le diverse destinazioni. Facciamo ora la conoscenza con la M120, così come potrebbe accadere a voi se ne ordinaste una. Eccola appena giunta in fattoria. I meccanici, una volta avvenuto lo scarico, la preparano per l'immediato impiego. Compiuta questa operazione, vengono fornite al cliente le istruzioni per l'uso e per la manutenzione. In primo luogo è necessario controllare il livello dell'acqua del radiatore e dell'olio. E naturalmente si deve provvedere al rifornimento di carburante. Si controlla il livello dell'olio idraulico. E si controlla la tensione delle cinghie. La M120, montando boccole speciali in materiali autolubrificanti e cuscinetti a sfere a tenuta stagna, ha 10 soli punti di lubrificazione. All'atto dell'avviamento del motore, un avvisatore acustico segnala l'insufficiente pressione dell'olio. Il suono si interrompe dopo pochi secondi dall'avviamento, una volta normalizzata la lubrificazione. Dal posto di guida si comanda agevolmente il sollevamento della piattaforma di taglio, il sollevamento, l'avanzamento e la velocità dell'aspo. Si regola la velocità del battitore, il cui numero di giri può essere letto su un contagiri a cruscotto. Si regola il controbattitore. Si innesta l'apparato trebbiante. Si disinnestano gli organi di taglio e di alimentazione. Si scarica il serbatoio del grano. Dalla parte posteriore si regola la ventilazione e l'apertura dei vagli registrabili. La M120, pur avendo dimensioni ridotte, dispone di scuoti paglia molto lunghi, che rendono trascurabili le perdite nella paglia. Può essere dotata della seconda ventilazione e del brillatore a spranghe, che garantiscono un prodotto più pulito e pronto per l'immagazzinaggio.
Sul campo, la M120 è veramente spettacolare. Concepita per le alte produzioni, questa macchina ha raggiunto medie giornaliere veramente elevate. Simili eccezionali rese, bassi costi di esercizio e di manutenzione, un servizio assistenziale di ricambi veramente dinamico, permettono di sfruttare al massimo il poco tempo disponibile per la raccolta dei cereali, riducendo al minimo il costo unitario di raccolta. La Laverda, con la M120, mette a disposizione degli agricoltori una macchina che rende competitiva la produzione agricola. La M120 è pure adattissima per il lavoro in collina, quando la conformazione dei campi renda conveniente l'impiego di macchine ad alta produzione. Le caratteristiche che rendono questo modello tra i più idonei per l'uso in pendenza consistono nella larghezza della base d'appoggio e nei pneumatici a largo battistrada, che garantiscono l'aderenza anche in marcia trasversale. La stabilità è assicurata dal basso centro di gravità, favorito dal minimo ingombro in altezza. Il passo corto, il raggio di volta minimo e i freni a disco indipendenti facilitano le manovre anche in spazi limitati, eliminando i tempi morti. Siamo certi che molti fra coloro che stanno osservando questa macchina saranno convinti che si tratti ancora della M120. Questa invece è la sorella minore, la M100. Una macchina che, pur essendo del tutto simile alla precedente, sia come profilo estetico che proporzionalmente come caratteristiche e prestazioni, presenta minori dimensioni di ingombro. Grazie alla notevole riserva di potenza del motore, anche la M100 opera con grande rapidità, raggiungendo produzioni non facilmente riscontrabili in altre macchine di pari categoria. La M100 accentua i pregi di maneggevolezza della M120 ed essendo macchina di dimensioni inferiori è molto pratica e veloce nei trasferimenti. Queste caratteristiche offrono notevoli vantaggi in tutti gli impieghi che richiedono frequenti trasferimenti della mieti trebbia da un appezzamento all'altro. Come si vede, la M100 è particolarmente idonea in zone dove i campi sono di medie dimensioni e variamente dislocati. Si tratta della mieti trebbia ideale quando il rapporto tra produzione e impiego di capitale non giustifica economicamente l'adozione della gigante M120. La M100 viene costruita in tre diverse versioni: conservatorio, con selezionatore, seconda ventilazione e brillatore, mista, serbatoio, piattaforma di insaccaggio. La M100, come del resto tutte le altre mieti trebbie costruite dalla Laverda, è particolarmente studiata anche per la raccolta del riso, del mais, dei cereali minori, dei semi minuti e delle leguminose da granella.
La Lagarde produce anche i modelli M90 e M75. Queste macchine si affiancano alle precedenti, completando la gamma della produzione Lagarde nel settore delle miedi trebbie. Sono tali da impedire l'uso di mieti trebbie, sono ancora le tradizionali mieti legatrici che permettono di meccanizzare la raccolta dei cereali. Ecco la ML5VR, da 25 anni in produzione e tuttora richiesta dal mercato in migliaia di unità annue. Anche per il raccolto del mais, la Lagarde ha provveduto a studiare attrezzature e barre speciali da montare sui tipi M120, M90 e M75. Secondo la lavorazione richiesta, vengono fornite attrezzature per la raccolta e contemporanea sgranatura delle sole pannocchie, mais SP, oppure per la raccolta integrale, mais RI. Queste ultime sono costituite da una barra di taglio con speciali gruppi convogliatori che alimentano in modo uniforme la coclea e quindi il battitore. La barra è regolabile in altezza, inclinazione e larghezza, permettendo di operare su ogni tipo di raccolto e in qualsiasi condizione. Le barre mais SP dispongono di una piattaforma sulla quale gli speciali gruppi staccano le pannocchie dagli stocchi e le trasportano alla coclea di alimentazione. Anche per il raccolto del mais, le mieti trebbie Lagarde danno un'altissima produzione, creando le condizioni per un reale e cospicuo profitto. Le mieti trebbie Lagarde per la raccolta del riso garantiscono un'efficace battitura, scevra da rotture e da sbiancamento, anche in risi particolarmente difficili e in condizioni avverse. Ecco la M120R. Il cingolo simmetrico a pattini larghi permette di superare argini di notevole altezza e assicura l'avanzamento anche in risaie particolarmente fangose. Le mieti trebbie Lagarde sono adatte per il raccolto di ogni tipo di prodotto, fave, fagioli, colza, sino al minutissimo trifoglio. L'assistenza Lagarde, che avviene attraverso i consorzi agrari concessionari esclusivi, assicura la possibilità di disporre immediatamente di qualsiasi ricambio in ogni punto d'Italia, completando i vantaggi offerti dalla Lagarde alla propria clientela. La Lagarde cura particolarmente la produzione delle moto falciatrici,
che rappresentano un valido ausilio in agricoltura. La motofalciatrice MFS è stata particolarmente studiata per poter essere utilizzata, oltre che per la normale falciatura, per molteplici altre applicazioni. Infatti, è già predisposta per l'impiego accoppiato con il ranghinatore Velox F50. L'operazione di montaggio può avvenire direttamente sul campo in meno di 2 minuti e non richiede alcun attrezzo speciale. Il Velox è un attrezzo combinato che può operare sia come spandiandana che come voltapieno che come ranghinatore. Un'altra applicazione dell'MFS particolarmente utile nei terreni declivi o molto frazionati è quella del mietilegatore frontale privo di aspo che, dato il minimo ingombro in altezza, rende l'attrezzo particolarmente adatto anche in terreni alberati. La particolare presa angolare permette di disporre di forza motrice per qualsiasi piccola macchina aziendale. Su terreni collinari la motofalciatrice MFS può operare con notevoli pendenze. Il tipo MF4 è invece da preferirsi ove gli alberi o i terreni accidentati a forte pendenza impongano l'impiego di una macchina estremamente manovrabile e leggera. Anche su questo tipo può essere applicato il ranghinatore Velox F50. Tutta la vasta gamma dei trattori Fiat e OM trova nella produzione Laverda la falciatrice portata più idonea. Con l'impiego accoppiato ad un Velox F58 è possibile eseguire contemporaneamente il taglio e lo spandimento dell'andana. Lo stesso attrezzo, come il Velox F50, esegue tutte le operazioni di fienagione. La velocità di avanzamento è molto elevata. L'F58 è semiportato dal sollevatore idraulico. I tempi passivi sono ridottissimi, in quanto in manovra viene completamente sollevato dal 3 punti. Oltre ai tradizionali ranghinatori, volta pieno a forche e rastrelli, la Laverda completa la gamma di macchine per fienagione con 2 modelli di presse a bassa pressione particolarmente adatti per la raccolta dei foraggi. Con la sua vasta produzione di indovinate macchine, Laverda vi aiuta a guadagnare, perché le razionali macchine agricole prodotte da questa industria, sempre pronte ed efficienti per ogni occorrenza aziendale, rendono celere e produttivo il vostro lavoro. È con ragione quindi che si può affermare che i 100 anni di esperienza Laverda sono realmente posti al servizio della produttività agricola. Thank you.